Rossano Ercolini, premiato nel 2013 dal presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, arriva a Teramo per parlare di tutela, di ambiente e di rifiuti zero. Beh, la tutela dell'ambiente si fa a monte, con la prevenzione, quindi evitando interventi. Certo, ci vuole anche la disponibilità per la manutenzione, ma la cura del territorio è soprattutto un problema di programmazione. Bisogna programmare il territorio. A lui Barack Obama ha consegnato il cosiddetto Nobel per l'ambiente. Beh, per la battaglia a favore dei rifiuti zero, per aver trasformato un movimento locale nel mio comune, un movimento nazionale e anche, diciamo, di propensione europea. E arriva a Teramo in un momento in cui l'ambiente abruzzese è più che martoriato. Ma in genere sono proprio quei territori lì, quelli martoriati, dove le comunità hanno subito le ingiurie e che percepiscono il pericolo e quindi si attivano per soluzioni. E quando sentiamo il fiato sul collo dell'aggressione ambientale, che i cittadini allora si accorgono del problema. In tre punti la ricetta di rifiuti zero. Ridurre i rifiuti, riparare, riusare, riciclare. Riprogettare quello che rimane sullo stomaco del sistema di gestione dei rifiuti, quello che oggi non è riciclabile o compostabile, è un errore di progettazione. I produttori debbono ripensarlo, riprogettarlo in modo che diventi digeribile.